ringraziamo da saluto intanto anche The Master Chief Stefan Favilli, The Assessor Mark Woodlight al secolo Marco Chiarei, poi The Single Assessor Luke Little Balls al secolo Luca Pallini, e naturalmente saluto anche reduce dalla scorsa puntata che abbiamo fatto sulla bella musica degli anni 70, Levi metal meccanico e metà intellettuale Andrea Fanicci. Abbiamo fatto una puntata sugli anni 70, sulla musica degli anni 70, veramente tanta roba, devo dire. Lui se ne intende molto, io sono molto più strafalcione, diciamo, di lui, lui è molto più così raffazzonato, lui è veramente un grande esperto. Andiamo nel paese di sua maestà la regina. Nascono a Londra nel 1969, è una band che spesso viene individuata come una band prettamente progressive, in realtà ha subito le influenze di molti generi musicali, dal jazz al folk, musica classica, musica sperimentale, rock psichedelico, cioè varie cose, hard rock, heavy metal, cioè di tutto. Sto parlando dei King Crimson. La formazione si è continuamente modificata negli oltre 40 anni di attività. Pensate che si sono avvicendati al suo interno ben 18 musicisti, più due parolieri. L'unica costante è stata la presenza del chitarrista, naturalmente Robert Fripp, fondatore e il cardine un po' del gruppo in tutte le sue varie evoluzioni. E noi l'abbiamo ascoltato varie volte questo gruppo perché piacciono molto a quello della notte. Stasera dal loro quarto album, Island, ascolteremo la traccia The Letters. La formazione è totalmente nuova, a parte Robert Fripp e Mel Collins. In quel periodo stavano cercando componenti della band e fecero un provino anche al Brian Ferry, il futuro leader dei Roxy Music, e poi lo scartarono. Peggio per loro, perché insomma poi è diventato sicuramente un personaggio molto importante nell'ambito musicale. La traccia che ci ascoltiamo, appunto, è The Letters. Loro sono i King Crimson, qui a Quello della Notte su Radio Piombino.